con Giuseppe Massera, presidente del Volley Potentino, al Volleyland. È una nuova esperienza per promuovere una società, una realtà marchigiana tra le più importanti. E cosa avete pensato di portare qui al Volleyland? Diciamo, è la prima volta che veniamo come espositori qui al Volleyland, dopo esserci stati anni passati, anni dietro come spettatori, e abbiamo cercato di portare innovazione, precisione, eccetera, e soprattutto per farci conoscere nel mondo del volley in generale, ancora meglio di quello che siamo conosciuti per il nostro discorso del campionato dei ragazzi, del campionato che puntiamo sui giovani, eccetera. Niente, qui siamo coadiuvati da diversi sponsor che ci hanno dato una grossa mano per realizzare questo stand, dal nostro sponsor tecnico che è la Macro. E più abbiamo portato un'innovazione che è il video 360 nel mondo della pallavolo. Lo scorso anno finalisti in Coppa, quest'anno da spettatori è comunque una bella esperienza essere qui e vivere questi momenti. Sì, è una bella esperienza vivere questi momenti quest'anno da spettatore. L'anno scorso è andata male all'ultimo punto la Coppa Italia. Quest'anno abbiamo provato a rientrare nella finale, ma purtroppo eravamo a ranghi ridotti, che avevamo problemi fisici da parte del nostro opposto e di altri giocatori che non erano al 100%. Ci abbiamo provato seriamente, però non è andata, ecco. E non tutti gli anni sono pari, purtroppo, qualcuno è pure disponibile.